Umberto Canalis, portiere di questo Castelsardo che con amarezza perde la categoria, una gara che avete in pugno, avete rimontato 2-1 fino a pochi minuti, poi c'è stato quel gran gol, hai provato a prenderlo, non era facile, era un bel tiro. Mi dispiace perché la retrocessione è sempre amara, mi dispiace anche però il calcio, ha fatto un bel gol lui e poi i rigori se la giocano tutti così. Mi dispiace perché sono retrocesso con una squadra che ero già retrocesso 2 anni fa, a Latte Dolce, dalla Serie D all'Eccellenza, e è un'amarezza che non so riscrivere. Senti, un episodio chiave di questa gara è stato il vantaggio del Selargius, punizione che tu aspettavi essere di seconda per una gamba tesa, è un gioco pericoloso e tu l'hai lasciata volutamente entrare perché sì, dimmi cosa ti ha detto l'arbitro. L'ho lasciata entrare perché l'ho vista alzare la mano, non fischiare, loro hanno battuto e nessuno l'ha deviata, l'ho lasciata entrare pensando sicuramente fosse gol. Avrei chiesto spiegazione all'arbitro, che ti ha detto? Ho chiesto spiegazione all'arbitro, lui ci ha dato la spiegazione che mi ha alzato la mano, che non aveva alzato la mano. Io sono sicuro, non sono uno che dorme così, quindi sono sicuro che l'arbitro ha sbagliato, come sbagliano tutti, come il calcio. Purtroppo sbagliare in queste situazioni pesa tanto e pazienza. Un errore probabilmente pesante, però siete stati bravissimi a pareggiare e portarvi in vantaggio. Tra l'altro anche giocando bene a conclusione di un bel lavoro che stava facendo Cirinà. Abbiamo fatto la gara noi, siamo stati bravissimi noi, nonostante aver subito quel gol al secondo tempo, aver alzato la testa, ha giocato palla a terra come sanno fare loro, perché sono bravissimi giocando palla a terra. Il mister lo prova sempre settimana, sono stati bravi col cuore perché molti sono di Castelsardo e dispiace anche loro, però abbiamo fatto una grande gara e non c'è niente da recriminarsi, purtroppo il calcio. Senti Umberto, abbiamo visto a Bozze entrare con le lacrime, Zara, tanti tuoi compagni, nello spogliatoio c'è purtroppo tanta tristezza. Purtroppo c'è perché, ripeto, la maggior parte qua sono di Castelsardo e giocare per il proprio paese, la propria città è qualcosa di indescrivibile. Retrocedere in promozione così è ancora più brutto e amaro, per questo le lacrime, siamo tutti tristi e amareggiati perché io sono sicuro potevamo farcela, purtroppo ripeto, il calcio è fatto così. Grazie Umberto, conti complimenti per la gara, hai fatto parata anche nei rigori, hai cercato anche di segnare il rigore purtroppo nella parata. Sono rigorista. Esatto, complimenti ancora per quello che avete offerto oggi. Grazie.